Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con la nostra campagna sovietica, dove dobbiamo usare soltanto la fanteria leggera, niente cose particolari. Siamo rimasti che abbiamo preso quasi mezza Europa, abbiamo preso tutta l'Europa dell'Est praticamente, pezzi di Romania, pezzi di Polonia, tutti i baltici, compreso anche gran parte della... Oh, possiamo abbassare il livello a qualcuno? Ah, Mongolia, grazie. Compreso quasi tutta la Finlandia, la Germania si è presa un pezzetto, però non dovrebbe essere un problema. Devo allenare un po' più di truppe, ma mi mancano le risorse, mi manca il support equipment. Ad armi come siamo messi? Ne abbiamo un sacco. Facciamo che abbasso un po' la produzione di armi a favore del... Mizzica se stiamo producendo... 64 fabbriche militari che producono support equipment. Ok, no, basta semplicemente aspettare un pochettino. Mi servono però delle altre truppe di difesa costiera. Ho fatto questa divisione... Dov'è? Ho modificato la divisione degli NKVD e l'ho trasformata praticamente in una divisione di guardia costiera, tutto qui. Ci ho messo al posto del Military Police, ci ho messo l'Engineer e basta, tutto qui. E facciamone 24. Facciamo una divisione. E la mettiamo a Leningrado. Mi servirà per difendere tutti i vari porti. Qua in alto a Murmansk, molto importante. Poi... Appena abbiamo un po' di political power, provo a mandare un ultimatum alla Romania, che non è ancora non è ancora nell'asse. Sarebbe interessante vedere se riusciamo a fare qualcosa. Tanto questi cosa posso assegnare? Infantry Expert, te lo assegno. Zhukov, Winter Expert, potremmo mettergli. A te qua non assegno niente. E anche qua, Infantry Expert, dai. Rear area dumps, così miglioriamo un po' i supplies. E facciamo questo del treno. Miglioriamo la nostra tecnologia ferroviaria. Per un attimo ho avuto un lapsus. The Molotov Line. Alright. Dov'era? Ecco qua. Impregnable Forts. Facciamolo. Oppure... Protect the White Sea, Baltic Channel. Facciamo questo, Impregnable Forts. Intanto, i tedeschi non hanno truppe sul nostro confine, quindi per adesso siamo anche salvi. No, no ve preoccupes. Facciamo questo, Improved Desert and Jungle Clothing. Non penso mi serva in questo momento, però facciamolo, dai. Quante fabbriche militari. Cioè, quante agenzie, come si chiamano? Come si chiamano? Ah, manufacturer, in italiano... Produttori? Sì, produttori di equipaggiamento bellico. Ok, qua anche a Tula. Production efficiency cap. Production output. Ma sì, prendiamo questo. E poi prenderemo anche quell'altro. Abbassiamo il production cost. A posto. Qua tutto fatto. Alright. Potenziamo l'anticarro. E siamo indietro con quello. Non abbiamo proprio ricerche di anticarro. E qua sostituiamo l'artiglieria. Altra compagnia. Ah, questa dell'artiglieria. Production cost. Efficiency cap. No, facciamo il production cost. Intanto la flotta, mettiamola ad allenarsi, tanto di benzina ne abbiamo, non abbiamo problemi di fuel. Mettiamola ad allenarsi. Gli aerei, anche gli aerei sono allenati, potremmo dispiegare un altro po' di truppe. Cioè di truppe, di stormi.
Ecco qua, altre fabbriche disponibili. Le metto tutte al support equipment per adesso. Per adesso. Con le armi, sempre in positivo. Qua, come è fatto il nostro esercito? Infantry equipment, small arms del 36, del 39. Buono, buono, buono. Pian piano si stanno sostituendo quelle del 36. What? Che cosa? La Romania è entrata negli alleati. Ma che cosa mi stai dicendo? Dai, volevo mandare l'ultimatum. Ho visto però che ci fa comunque mandare la richiesta. Proviamo a mandare la richiesta di soggiogazione della Romania. Spero riescano ad accettare prima che capitolino. Anche se mi sembra che in Bulgaria sta andando davvero forte. Ah, però c'è anche l'Ungheria che è in guerra contro la Romania, quindi... Però in 7 giorni non dovrebbero capitolare. Magari capitola la Bulgaria. 2, 1... Potrebbero comunque rifiutare. Potrebbero comunque rifiutare. Infatti, hanno rifiutato. E niente. Dopo proviamo a mandarla alla Turchia. Visto che la Turchia non è alleata con nessuno, in teoria dovrebbero dire di sì. Speriamo, più che altro. Impregnable Forts, fatto. E Protect the White Sea Baltic Channel. Va bene, dai. Oppure facciamo questo, The Means to Wage War. No, facciamo questo. Che poi miglioriamo la produzione. Oh là, stiamo per andare positivi con il support equipment. Abbiamo davvero un sacco di fabbriche in produzione. 81. E continuano a crescere, continuano a crescere. Quante ne abbiamo in totale? 268 fabbriche. Con civilian military assieme. Raffinerie potenziate, facciamo questo, cost plus, factory output più 10%, poi qua, facciamo questo, aumenta il breakthrough ma non so se infatti non lo aumenta nessuno, vabbè, ma niente. Free civilian factories, dove costruiamo? Potremmo costruire anche qua in Mongolia, magari miglioriamo l'infrastruttura mongola, e magari annettiamo proprio il territorio. Treni ricercati. Industria, come siamo messi? Ah, buono. Assembly line production. Possiamo sostituire il treno. Alright. Ok, mi faccio una bella base di support equipment e poi le posso sostituire. Qua, anticarro potenziato, potenziamo ancora. E le mie truppe che ho messo ad allenare, come sono messe? Ok. Va bene, desert clothing ricercato, facciamo il dispersed industry. Le barche si sono allenate, quasi, quasi. The means to wage war, development of Tankograd. Allora, ci dà una military factory. Ci dà un sacco di military factories. Buono, davvero buono. Ok, facciamo allora move industry to the Urals. Ok, così ci muove delle industrie dietro gli Urali e questo ci dà dei bonus per tutti gli stati dopo gli Urali. Famolo. Così ci portiamo avanti per quando ci invaderanno. Perché ci invaderanno. Anche se adesso non hanno troppe truppe sul confine, tra un po' le metteranno. E alleniamo un po' le truppe. Qua miglioriamo anche questo, che ci dà production efficiency cap più 10% per le armi leggere. E qua mettiamo... potremmo mettere total equality, che ci dà un sacco di popolazione. Però ci mancano i punti. Visto che abbiamo i punti, facciamo la richiesta alla Turchia. Ok. Vediamo cosa dice. Vorrei spostare delle truppe.
Vorrei spostare delle truppe. Queste truppe? Queste truppe sono già libere, quindi gli assegno un generale, Timoshenko, e te ne vai al confine con la Turchia. Magari vai anche velocemente. Non so se arrivano in tempo, ma forse sì. Sì, arrivano in tempo. Ok, così faranno un po' di pressure sul confine turco. Un bel 24 divisioni. Non sono le migliori divisioni del mondo, però almeno faranno qualcosa. Manco un giorno. Ti prego. Ti prego. E hanno rifiutato. Hanno rifiutato. Possiamo dichiarare guerra e nessuno entrerà a salvarli. In teoria. In teoria. Ma qua la Polonia? Qua la Polonia? Facciamo un bell'attacco in Polonia. Vediamo se riusciamo a racimolare un po' di terreno. Andate anche mega aggressivi. Anti-tank upgrade. Potenziamo ancora l'anticarro. Non-aggression pact with Japan? Certo. Speriamo non gli rivenga consegnata la Germania tutto il territorio che stiamo prendendo. No, allora facciamo così. Gli viene ridato quel territorio, però il resto magari ce lo danno. What? Aspetta. No, ma come la Jugoslavia non è entrata negli alleati? Ma sei scemo? Ma sei deficiente? Ok, noi ci siamo presi dei piccoli territori, però. E qua non c'è nessuno. Ah no, si sono ripresi tutto. Va bene. Never mind. Qua abbiamo i punti per la dottrina, in teoria. In teoria. No, costa 110. E attacchiamo la Turchia? Proviamo a fare questa pazzia? Spostiamo un'altra armata da qua. Questi qua li spostiamo, li mettiamo con lui. Togliamo l'ordine qua e facciamo così. Appena arrivano, poi proviamo a dichiarare guerra. Industria, l'abbiamo spostata dietro gli Urali e facciamo the Protect the White Sea Baltic Channel. Oppure no, dicevo che volevo fare questa cosa. Infatti, da 14 avremo 18 military factories. Sono arrivate tutte le truppe, faccio partire l'ordine e proviamo. Via. E vediamo cosa si fa. Spero che voi non entriate con nessuno, ma proprio nessuno. Mandiamo anche un po' di supporto aereo. Ok, abbiamo 600 aeroporti. Cioè 600 aeroporti, 600 aerei da poter mandare. Mandiamo 300 fighter. E 300 medium bomber. Tanto qua completato, facciamo construction. Ok, supporto aereo. Qua? Abbiamo delle navi qua in Crimea. Perché abbiamo delle navi in Crimea? Ma non le avevo spostate? Boh, mi sembrava. Va bene. Tutti si è preso infantry expert, bravissimo. Anticarro potenziato, potenziamo ancora.
La Germania cancella il patto di non aggressione. Come mai, Germania? Come mai? Come mai vuoi togliere il patto di non aggressione? Come siamo messi risorse? Abbiamo un sacco di support equipment. Mettiamo un altro po' di questi. Un altro po' di questi. E, un altro po' ai fighter. Ok. E priorità alle armi del 39. E ora mettiamo in produzione altre divisioni, magari un 48 divisioni. Ok, altre due armate, ci sta. Poi un'altra divisione di guarnigione. Alright, mi piace, mi piace, mi piace. Ah, i rumeni sono capitolati. I romeni sono capitolati. Dispersed industry fatto. Potenziamo le armi. Small arms del 42. Qua abbiamo i punti per la dottrina. Human wave offensive. L'Ungheria è gigante. Grandi. La nostra guerra come va? Ma perché mi fa vedere tutti quanti? Ma voglio vedere solo quella turca. Current Wars. Perché mi fa vedere tutti questi? Gli alleati, ma sei scemo? Vabbè. 41k, noi abbiamo perso 57k. Male. Male, ci stiamo sfondando contro le difese turche. Però a loro volta loro stanno perdendo le difese. Vedo che molti sono senza supplies, molti sono senza organizzazione. Buono. Noi dobbiamo... Da qua dobbiamo pushare di nuovo. Uno di voi va da lì. Non abbiamo fatto in tempo. Uno di una mano. Oh, tre divisioni circondate. E tra poco capitoleranno. Altra esperienza, guerriglia warfare. Development of Tankograd, grazie. Altre fabbriche. Infrastructure effort. Dai, facciamo questa, miglioriamo l'infrastruttura. No, ma che fai? Ma sei scemo? Si stavano spostando tutte le truppe dal fronte. Cost plus fatto. Potenziamo il military police. Peace conference. No. No, ci hanno dichiarato guerra. Ma no, ma perché ti sei spostato lì? Perché non c'è il fronte. Va bene. Va bene. Scommetto che adesso i turchi rientreranno con i tedeschi. E no, ma sei solamente spostato il fronte. Ma perché sta stronzata? Dai. Dai. In Ungheria. Voi potete partire davvero forti. Appena entrano in guerra con noi. E anche qua sarà tosta la situazione. Dobbiamo mettere subito qualcuno. Voi come siete messi? Ok, va bene, dai. Anche da qua stanno pushando. Perché? Perché sono così forti? Allora, voi deployatevi subito. Assegniamo un generale e difendi soltanto i porti. Anche Gotland. Anche qua in alto. Perfetto. E ci siamo. Ora.
Mettiamo che un po' si deployano qua. 24 divisioni. E un altro po' si mettono qua. Voi quanti siete? 12. Ok. Rifacciamo gli ordini. E tutti voi ve ne andate qua. Ora. Facciamo un ordine anche qua sotto. E certo, ti devo assegnare al feldmaresciallo, però per questo non vai. Ok. Tu mettiti assieme a lui, ma tanto non serve a nulla in questo momento. L'Ungheria mi fa paura. L'Ungheria mi fa paura, facciamo che metà di voi li mando di qua. Metà di voi li mando di qua. E uno di voi li mando di là. Infatti, sono entrati subito in guerra. Allora, dobbiamo spostare subito le truppe, quindi voi andate veloci. Veloci perché non dobbiamo fargli prendere altri porti, ne hanno solamente uno lì. Miglioriamo ancora l'anticarro. Ok. Qua invece come siamo? Facciamo gli ordini di attacco perché non vedo che hanno troppe truppe sul fronte qua norvegese. Anche qua, molta parte, cioè gran parte del fronte è scoperta, quindi andiamo. Andiamo e prendiamoci il territorio. La situazione è critica però qua. In Romania no, però qua in Polonia, Baltici è un po' più critica.